non hanno dato battaglia, hanno vinto una battaglia diciamo intensa, soprattutto una partita giocata su toni, ritmi molto blandi, eppure non faceva caldo, c'era il sole, ma il vento forte spirava in direzione trasversale, dando anche molto fastidio alle trame di gioco. La Battipagliese era venuta qui con Paolo Bracca sulla panchina a sostituire Angelo Domenchini, praticamente dimesso in settimana. Paolo Bracca va via da Torino Iniziata con quel punto che forse si era prefisso alla vigilia. Il Savoia aveva avuto praticamente la partita in pugno nel primo tempo dopo essersi portato in vantaggio. Si è visto prima raggiungere dalla Battipagliese con un gol fantasma, poi addirittura ha subito il gol del raddoppio e poi alla fine ha raggiunto il fatidico pareggio su un calcio di rigore. Ma procediamo per ordine e veniamo alla cronaca di questa partita. Il Savoia è subito in vantaggio al terzo minuto, calcio di punizione per i bianchi di Torino Nunziata al limite dell'area di rigore e Antonio Caruso con una parabola eccezionale, bellissima, insacca e infila il povero Criscuolo. La Battipagliese accusa il colpo, sembra quasi stordita. Il Savoia con Eberini in panchina dopo la lunga squalifica e con la squadra praticamente nelle migliori condizioni psicofisiche per amministrare il vantaggio, conduce la partita senza grossi problemi. La Battipagliese si trova in leggera difficoltà nel costruire le azioni offensive, detiene per la maggior parte il pallino del gioco in mano, però senza creare grossi problemi alla difesa di Assante. Al 36esimo Danese dalla distanza cerca la fortuna, il gol della domenica, ma non lo trova. Al 40esimo è Pirozzi, il redivivo bomber di Eboli, che in rovesciata chiama Assante ad una grandissima parata. Dopo due minuti il gol del pareggio. Un'azione confusa dalla nostra postazione, come si vede anche dalle immagini, purtroppo non abbiamo potuto vedere granché. Si è visto negli spogliatoi, ci hanno detto che Pirozzi ha toccato con forza addirittura con le mani e ha messo il pallone dentro. Tra l'altro il pallone non ha forse neanche superato la linea di porta, come il guardalinea giustamente osservato, non muovendosi dalla sua posizione. Proteste dei giocatori, purtroppo risultate vane. L'arbitro Pacifici di Roma aveva convalidato il misterioso gol, quindi 1-1. Al 44esimo, subito pronta la reazione del Savoia con un grandissimo colpo di testa di Caruso a tu per tu con Criscuolo. Alla grande, il portiere d'intuito riesce a compiere il miracolo. Negli spogliatoi c'è la solita ramanzina degli allenatori, ma in campo si vede un quarto d'ora davvero squallido, forse le due squadre avevano la testa altrove e hanno dato vita a un primo quarto d'ora davvero bruttino. Al 15esimo è Incitti che comincia a dare un po' di una scossa alla partita, dalla distanza tenta la botta vincente, poi c'è un batti e ribatti sotto la porta difesa da Criscuolo, il Savoia non ne approfitta e al 65esimo, nella prima occasione offensiva della Battipagliese, Sacco porta in vantaggio la squadra di Bracca con un colpo di testa su cross di Sorbi dalla bandierina. Il Savoia è praticamente bloccato, si subisce questo duro colpo e stenta a creare azioni pericolose. Al 78esimo, dopo due interventi dubbi in area di rigore della Battipagliese non visti dall'arbitro, c'è il calcio di rigore. È Cantile, spinto da un avversario, rovina a terra, l'arbitro a due passi decreta il calcio di rigore. Barbera segna il suo settimo gol stagionale e consente al Savoia di agguantare un pareggio veramente meritato.